Cosa ci fai là? Forza, entra. Ciao. Come va? Ah, va. Che hai fatto? Sono caduta dalla bici. Voglio cambiare tutte le serrature, sopra e sotto. Devo dirvi una cosa. Una violenza? Sì, Dio mio. Che ti ha detto la polizia? Non ci sei andata. Beh, ordiniamo. L'ho colto sul fatto, si era nascosto tra i cespugli e osservava la sua casa. È riuscito a vederlo in faccia? No, aveva una maschera, una specie di passamontagna. Accompagnala tu. Certo. No, non si disturbi. Mi piace la tua felpa. Vai a sciare? Se vuoi ti ci porto. Dovremmo stare ancora insieme. È colpa tua. Mi hai lasciato tu, Michelle. Tu mi hai picchiata. Devi entrare nei computer di tutti i dipendenti. È un reato molto grave. C'è un pazzo qui in giro. Ai pazzi sono abituata, è la mia specialità. La più pericolosa, Michelle, sei comunque tu. Se amate il genere thriller, rimanete con me perché ho per voi alcune anticipazioni sui film di questo genere che andremo a vedere nel 2017. Allora, dal 26 gennaio arriverà in Italia Split di M. Night Shyamalan, il regista di Il Sesto Senso, con James McAvoy che vestirà i panni di Kevin, un uomo con ben 23 diverse personalità. Un gran casino in testa, insomma. Dopo che una di queste, la più oscura e più potente, lo spinge a rapire tre giovani ragazze, avrà inizio una lotta per la sopravvivenza, sia fisica che mentale. Poi vi ho già parlato di American Made con Tom Cruise, che interpreterà Barry Seal, un ex pilota e narcotrafficante che viene ingaggiato dalla CIA negli anni 80 per un'incredibile operazione sotto copertura. Ecco, aggiungo che accanto a Tom ci saranno Donald Gleason, che abbiamo già visto nei Risveglio della Forza e The Revenant, e Jesse Plemons, già visto nei Il Ponte delle Spie e Black Mass. Poi sembra essere interessante La cura del benessere, che è il nuovo film di Gore Verbinski, regista di The Ring e vari capitoli dei Pirati dei Caraibi, tra gli altri. Al centro della storia c'è un misterioso centro benessere, situato nel cuore delle Alpi svizzere, in cui i trattamenti non sono proprio ciò che sembrano. L'uscita è prevista per il 23 marzo. E continuiamo poi con Oppenheimer Strategies, un film indipendente con protagonisti Richard Gere, Charlotte Ginsburg e Steve Buscemi. Norman è un umile operatore che conosce e solidarizza con Eshel, un giovane politico, in un momento buio della sua vita. Dopo alcuni anni Eshel diventa un leader di fama mondiale e grazie a lui anche la vita di Norman cambierà completamente. Poi dal 23 marzo vedremo anche Sleepless Night con Jamie Foxx, che interpreta un luogotenente della polizia di Las Vegas che si ritrova accidentalmente coinvolto nella sparizione di una partita di droga, e questo ovviamente attirerà contro di lui l'ira di due boss criminali. E infine, agli amanti di Stephen King segnalo Il gioco di Gerald, tratto dall'omonimo bestseller del visionario scrittore, che vede l'inquietante vicenda di una donna rimasta isolata e ammanettata a letto come conseguenza di un gioco erotico finito piuttosto male. Il regista sarà Mike Flanagan e la produzione Netflix. Ancora non si sa la data di uscita, io vi terrò aggiornati naturalmente. Tanta roba, insomma. Aspetto di sapere cosa vi intriga di più e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao da Valeria.